Loredana Bertè e Domenica Impermelissa Agliottone, avrà 18 anni, Gaga andrà in pensione. Tra gli ospiti della puntata di Domenica in del 12 marzo, c'è anche la giovanissima Melissa Agliottone. La vincitrice della prima edizione di The Voice Kids Italia. La bravissima cantante ha stregato il pubblico con la sua versione di Shallow, canzone iconica di Lady Gaga. Cantata anche durante la cerimonia degli Oscar 2019. A parlare del suo talento è intervenuta anche Loredana Bertè, che nel programma di Rai 1 è stata la coach della dodicenne. Il primo a tessere le lodi di Melissa Agliottone, però, è Clementino, presente in studio da Mara Venier. Il rapper napoletano, infatti, dice: è stata brava, grandiosa, professionale. Stupefacente, riassumendo il sentire comune di tutti i professori che hanno assistito alle varie performance della teenager che ad ogni canzone ha catturato il cuore dei coach, come si evince anche dal filmato che al conduttrice chiede di far vedere al pubblico a casa. In studio, intanto, arriva la telefonata di Loredana Bertè, che durante The Voice Kids si è occupata del percorso di Melissa e non esita a farle i complimenti, facendo una battuta anche sulla sua bravura paragonata a quella di Lady Gaga. Bellissimi, ciao, questa mia alunna che è stata un gigante, io sono orgogliosa di lei da impazzire. Sarà che a quell'età non hanno freni inibitori e si buttano a capofitto, come un salto nel buio. Mi ha colpita immediatamente, Lady Gaga, quando lei avrà 18 anni, può andare in pensione. Quella di quest'anno è stata la prima edizione di The Voice Kids, la versione dello show canoro di Rai 1 dedicato ai giovanissimi talenti che si affacciano al mondo della musica. La conduzione, come per la versione senior del programma, è stata affidata ad Antonella Clerici. Un'edizione che, seppur breve, ha riscosso un certo successo da parte del pubblico, superando i 3,5 milioni di telespettatori. La prima vincitrice della trasmissione è stata, come anticipato, Melissa Agliottone. Per me è un sogno che si avvera, ha dichiarato ancora incredula ed emozionata. Crezzine pentru tine, fie egoista, liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Ghespe, chimie, rimarul, Spike, puia, si, șoapă, grasul, nimeni altul, del, vedeți sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc, cresc. Ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât